Oggi vi insegnerò a fare una torta facilissima, ma molto bella e molto buona. Facciamo una tortina ai frutti di bosco con la pasta frolla. Allora, la pasta frolla la sapete fare? Io ho fatto tre dischi di pasta frolla, li ho cotti. La cottura deve essere sempre chiara, la pasta frolla, perché deve essere morbida. La mettiamo sul piattino. Questa è semplicissima, ma è buonissima e anche bella da vedere. Questa qua si può fare sia con la crema pasticcera come la sto facendo io, o se no, o con la crema chantier, o ancora meglio, che è un legame perfetto, chantier al zabaglione. Con i frutti di bosco è perfetta. Allora, facciamo una cupoletta con la crema pasticcera. Tanto la pasta frolla la sapete fare, la crema la sapete fare. Se no, vi andate a vedere le ricette del canale 13. Ecco fatto, questo ci vogliono proprio 2 minuti a fare questa torta. Poi ci mettiamo i frutti di bosco. Che non è la classica torta di frutta, questa è di pasta. Questa è solamente frutti di bosco, che fa una figura particolare. E adesso sto mettendo quelli surgelati, però se avete quelli freschi è ancora meglio. Andiamo a coprire proprio tutto, anche se poi con lo zucchero a velo si coprirà il tutto. L'importante è fare la pasta frolla bella morbida, come vi ho insegnato, e mai cotta troppo. Questa già è cotta leggermente troppo, se era un po' più chiara era ancora meglio. Adesso spolveriamo con lo zucchero a velo. Poggio sopra il cimento. Lo zucchero a velo, quello che non scopre, però se voi non lo trovate, casomai lo zucchero a velo se lo mettete all'ultimo prima di servirla. Questo zucchero a velo che ho io, che ce ne va un pochino in più, questa anche con l'umidità non si assorbe. E adesso con il sac à poche, volendo potrebbe rimanere anche così, però o un giro di panna o un giretto sempre con la crema pasticcera in questa maniera. Vedete che bella figura che fa, è molto buona e ci ho messo 2 minuti a farla. Ecco fatto.